Buongiorno e bentrovati, un appuntamento particolarmente ricco di contenuti, quello che andremo a vivere quest'oggi con Verso gli Altari, un sabato santo che ci darà l'opportunità di soffermarci in particolar modo sulla maternità, sulla Vergine Addolorata. Non scopro ulteriori dettagli perché avremo davvero delle belle figure di cui parlare, ma vogliamo iniziare subito salutando Fra Ezio che quest'oggi è in collegamento Skype. Buongiorno, pace e bene, Fra Ezio. Pace bene a te Nicola e pace bene a tutti voi fratelli e amici di Padre Pio TV che ci seguite. Ecco bene Nicola, introducevi questa nostra giornata che sarà abbastanza intensa anche in un periodo intenso che è quello della Settimana Santa, oggi Sabato Santo, per prepararci alla Pasqua. E abbiamo già in collegamento con noi, vero, il primo ospite che già i nostri amici di Padre Pio TV conoscono, no? Che verrà a parlarci di una figura a noi molto cara, quella di Fra Modestino. Ecco, direi Nicola, possiamo già Sì, il introdurre il nostro ospite, il nostro amico e fratello, nostro ecco. amico Fra Nazario Vasciarelli che ritroviamo davvero con grande piacere anche all'interno del nostro programma. Pace e bene, Fra Nazario. Pace bene a tutti, pace bene ai nostri amici di Padre Pio TV, saluto te, Ezio, i confratelli che sono lì a Morcone. Nicola, un abbraccio fraterno a te e a tutti gli amici di San Giovanni Rotondo che porto nel cuore. Bene, possiamo pensare a dire qualcosa su Fra Modestino, che oltre ad aver vissuto la sua quaresima e o le sue quaresime, ha potuto mettere anche su carta anche le sue riflessioni, ed è questo anche l'oggetto del nostro studio, di tutta la vicepostulazione della commissione storica, del tribunale, dei nostri teologi, e abbiamo tanto, tanto, veramente tanto di quel materiale. Che bella figura, fra i due pietrelcinesi, fra Luca e fra Modestino, insieme qui a San Giovanni Rotondo, fra Modestino. Sì, per voler entrare nel clima della Settimana Santa, fra Modestino faceva delle cose straordinarie, no? Nella sua ordinarietà viveva delle cose straordinarie. Iniziava dalla Domenica delle Palme, poi dava un senso, un tono a tutta la Settimana Santa. E abbiamo belle testimonianze al riguardo. Io non so se posso Sì, iniziare a dire Fra Nazario. qualcosa. Direi, Nazario, prima di iniziare, appunto, introducici con questa figura, con l'intensità, no, che riguarda questa settimana, no? A partire dal Giovedì Santo con l'Eucaristia, l'attenzione anche alla Passione, ecco, questi elementi che sono fondamentali anche per il periodo che stiamo vivendo. Bene, noi come discepoli del Signore, figli della Chiesa, abbiamo iniziato questo Triduo Santo mettendo in evidenza innanzitutto la comunione con la Chiesa. Per me, al di là della messa degli oli, no? Diciamo la messa, la benedizione degli oli, a me piace sempre sottolineare la comunione di tutta la Chiesa intorno ai pastori. Abbiamo visto la messa di Papa Francesco, ma ognuno di noi credo che abbia vissuto nella propria diocesi anche la comunione e con il proprio vescovo e con il presbiterio e poi con il popolo santo di Dio, quindi con tutte le cosiddette persone del popolo santo di Dio: sacerdoti, diaconi, seminaristi, consacrati, consacrate, battezzati, eccetera, eccetera. E abbiamo vissuto questa comunione per prepararci poi a vivere la messa in Cena Domini, la messa in Cena Domini che ci ha regalato il sacerdozio da parte di Gesù e ci ha regalato l'Eucarestia, quindi due sacramenti più che importanti, che ci fanno fare memoria
della vita del Signore Gesù, del suo dono a tutta l'umanità, del suo corpo e del suo sangue. Poi ci siamo portati, a me piace dire, nell'orto degli ulivi, non solo idealmente ma realmente, perché abbiamo pregato in tutte le chiese intorno all'altare della reposizione, abbiamo adorato il Signore presente nell'Eucarestia, e questo è importante per noi, anche iniziare a rompere, penso che già l'abbiamo rotto più volte, questo luogo comune del sepolcro. Che quale sepolcro? Di chi? Invece noi abbiamo Gesù esposto alla nostra adorazione. E poi siamo entrati nella passione proprio del Signore, la sua consegna ai sommi sacerdoti, il giudizio, Pilato, tutto ciò che abbiamo vissuto ieri anche attraverso il racconto dell'Evangelista Giovanni, fino ad arrivare al momento sublime, il momento della morte di Gesù, che ci ha fatto l'altro grande regalo della sua mamma: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. No, e adesso siamo nel silenzio, in questo Sabato Santo, che non è un silenzio vuoto, ma è un silenzio che ci prepara alla grande veglia pasquale. Questa notte vivremo in tutte le nostre comunità, parrocchie, chiese, vivremo questo momento, e veramente c'è un risveglio. Ieri sera io ho partecipato con i miei confratelli alla processione per le vie di Isernia con Gesù morto e la Madonna addolorata, e veramente il popolo era tale e tanto che, grazie a Dio, ci ha dato il segno di un risveglio, anche se i rumori dei missili ci fanno paura, no? Perché sta guerra in Ucraina non ci lascia tranquilli. Certo. E siamo in attesa proprio di questa Pasqua. Ecco, Fra Nazario, in tutto questo, in questo clima che si vive, che è dettato dal tempo forte liturgico, ecco, Fra Modestino, cosa ha da dirci proprio in questi giorni? Fra Modestino c'è da dire innanzitutto che si preparava. I grandi eventi, ogni grande evento va preparato. Questo ce lo dice a chiare lettere Fra Modestino, e lui iniziava proprio, oltre a vivere una quaresima di preghiera, di ritiro, la Settimana Santa la viveva con molta intensità. Voglio fare una premessa che non è secondaria: padre Fra Modestino è discepolo di padre Pio da Pietrelcina, e quindi il suo maestro spirituale è stato Padre Pio, il primo sacerdote stigmatizzato della storia. E di riflesso Fra Modestino ha vissuto i vari momenti, anche viveva molto i momenti liturgici della Settimana Santa. Per esempio, già nel Giovedì Santo già si immergeva nella meditazione della passione del Signore, anche se poi accoglieva veramente con ricchezza del cuore la Eucarestia, il dono del sacerdozio. Io voglio spendere una parola a questo riguardo, perché la mia testimonianza personale: lui non ha mai detto male dei sacerdoti, aveva una venerazione, e mi riporto a quella che era l'esperienza di Padre Pio. Padre Pio, quando riceveva i vari sacerdoti, i confratelli, ma soprattutto i vescovi, aveva una sorta di venerazione, anche se lui era un po' impacciato nei movimenti. Padre Pio era colui che voleva baciare le mani del vescovo, dei vari vescovi che venivano a trovare, soprattutto il periodo del concilio, che vedeva
l'arrivo a San Giovanni Rotondo di tanti vescovi. Questo è un segno che Fra Modestino ha recepito molto. Pensate anche così, nella, io ho dovuto per tanti motivi avvicinare anche dei vescovi nel, per parlare di Fra Modestino. Ebbene, questo è emerso in, in tante testimonianze fatte a me in maniera veloce, o quando ero a San Giovanni Rotondo o all'inizio proprio del, del processo. Vedremo che cosa poi emergerà dal tribunale. Molte cose non le posso dire in questo momento. Nazario, dato che andiamo verso la parte finale di questo nostro pezzettone, diciamo, dedicatoci, a che punto puoi dirci stiamo andando avanti con il procedimento? Stiamo andando avanti nell'ascolto, e chiaramente questo è il tribunale ecclesiastico, no? Nominato dal vescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Si stanno ancora, io so che stanno ascoltando i vari testimoni, nel contempo la commissione storica sta facendo egregiamente il suo lavoro nel, nella ricerca anche di tutte le testimonianze. Se posso dire una, forse un qualcosa che riguarda gli scritti di Fra Modestino, no? Che ormai sono al nostro studio e quindi anche all'esame anche di chi lo deve fare. Per esempio, di questo periodo, Fra Modestino, meditando la passione di Gesù, soprattutto oltre a a far emergere anche la sofferenza di Gesù, mette, sottolinea un elemento, il freddo. Mi ha colpito particolarmente. Io, leggendo alcuni scritti di Fra Modestino, immagino cosa lui provasse quando ha contemplato Gesù sulla croce, oppure quando Gesù è stato spogliato delle sue vesti. Lui lo sottolinea veramente, non l'avevo trovato in altri, diciamo, uomini o donne, o anche i nostri santi. Fra Modestino evidenzia, oltre, diciamo, la vergogna della gente che doveva vergognarsi per quello che stavano facendo al Figlio di Dio, Fra Modestino evidenzia il freddo patito da Gesù. E poi, ecco, la grande devozione mariana. Ecco, non si può vivere la settimana santa senza, senza questo mariana. Esplicito certo. Riferimento a Maria. Allora, speriamo nel mese di maggio anche di tirare di fuori qualche chicca certo. dai suoi scritti, certo, proprio certo. in versione mariana. Fra Modestino è stato un uomo innamorato di Gesù Cristo, ma innamoratissimo alla scuola di Padre Pio, lo dico di nuovo, della Madonna. Il Rosario è stata la sua battaglia continua in vita e la consegna a ciascuno di noi. Anche Padre Nazario, io ti ringrazio davvero di cuore per averci dato la possibilità anche di introdurre altri temi che andremo a sviluppare nel corso delle prossime puntate, ma intanto i tempi della regia sono sempre molto stretti. Ti ringrazio e ti auguro buona Pasqua, alla prossima. Io vi ringrazio, vi abbraccio di cuore, buona Pasqua anche alle vostre famiglie. Ciao, grazie, ciao, pace buona, bene, pace ciao. Bene a tutti. Approfondimento odierno legato anche al tema della maternità, una maternità vissuta fino alle estreme conseguenze, come nel caso di Maria Cristina Cella Mocellin, di cui vediamo subito un breve profilo biografico. Maria Cristina Cella nasce a Monza il 18 agosto 1969 da una famiglia semplice impostata a sani principi cristiani. Fin da piccola viene introdotta nell'oratorio della sua parrocchia di residenza, la Sacra Famiglia di Cinisello Balsamo. E qui si dedica alla cura dei bambini. A partire dalla preadolescenza inizia a compilare un diario spirituale che accompagnerà tutte le fasi della sua esistenza. Durante gli anni del liceo matura una scelta vocazionale che la vedrebbe indirizzarsi verso la vita consacrata. Attratta dall'esempio delle suore educatrici della sua parrocchia, le piacerebbe in futuro diventare una suora della carità,
ma l'incontro fortuito con Carlo Mocellin a Valstagna, in provincia di Vicenza, al termine di una vacanza passata presso la casa dei nonni materni, sconvolge i suoi progetti e la costringe a ripensare la propria vocazione. Cristina coglie le vie del fidanzamento e poi del matrimonio come ugualmente ricche e capaci di portarla all'incontro con quel Dio che desidera fortemente nel cuore. A 18 anni, un anno dopo il fidanzamento con Carlo, incontra per la prima volta l'esperienza del dolore, in maniera dura e inattesa. Un sarcoma alla coscia sinistra, comparso al ritorno da una vacanza in Canada, la costringe ad un calvario particolarmente duro tra gli ospedali. Cristina guarisce completamente e riesce a terminare gli studi liceali con ampio profitto. Dopo il matrimonio, Cristina va a vivere in Veneto, a Carpanè, il paese del marito, e prosegue i suoi studi universitari a distanza. 10 mesi dopo il matrimonio nasce il primo figlio, Francesco, che sarà seguito dopo solo un anno e mezzo da Lucia. Pochi mesi dopo la nascita di Lucia, nell'autunno 1993, Cristina resta incinta di Riccardo, ma sfortunatamente, al sorgere della gravidanza, corrisponde la ricomparsa di un nuovo sarcoma alla medesima gamba che 5 anni prima l'aveva così duramente segnata. Superato lo sconforto iniziale, Cristina e Carlo iniziano un grande itinerario di preghiera, personale e di coppia. Davanti all'oncologo entrambi si mostrano decisi nel voler salvaguardare innanzitutto la vita del bambino che Cristina ha in grembo. Ella subisce quindi un'operazione locale atta ad asportare il tumore, ma attende ad iniziare le cure chemioterapiche per non danneggiare la vita del feto. Riccardo nasce a luglio del 1994 ed è un bel bambino vispo e pienamente sano. Per Cristina inizia ora una nuova battaglia con il suo fisico malato. Purtroppo le cure non hanno però l'esito di 5 anni prima. Alcune metastasi raggiungono i polmoni e per lei inizia un calvario fisico particolarmente duro. Adesso corrisponde però un cammino di abbandono a Dio totale, in cui Cristina si consegna nelle mani del Padre che sempre ha amato e cercato lungo tutta la sua esistenza. Il 22 ottobre 1995 Cristina sale al cielo, lasciando un messaggio d'amore e fiducia in Dio profondissimo, che verrà raccolto da molte persone che l'hanno conosciuta ed assistita. Il 30 agosto 2021 Cristina è dichiarata venerabile. Una storia sicuramente straordinaria che vogliamo approfondire grazie alla presenza in collegamento di Alberto Zaniboni, amico e biografo di Cristina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Fra Ezio, hai sentito questa introduzione che ci fa riflettere davvero tanto? È una bellissima storia, io penso che Alberto dovrebbe darci l'opportunità di conoscerla anche come la figura di amico che appunto ha svolto accanto a Cristina. Ecco, a te la parola, Alberto. Sì, io ho avuto la fortuna di essere un compagno di scuola di Cristina, l'ho conosciuta al liceo, facevamo il liceo linguistico assieme e poi l'ho accompagnata anche negli anni di università, perché abbiamo frequentato l'Università Cattolica a Milano, io facevo filosofia, lei faceva lingue assieme a mia moglie e quindi ci siamo frequentati anche dopo gli anni liceali. Però se devo essere sincero, la mia conoscenza reale di Cristina è venuta dopo che ci ha lasciato, perché ho avuto la fortuna, un po' casuale da un certo punto di vista, di leggere la corrispondenza, le lettere di Cristina per scrivere una biografia. Dico casuale perché non avevo in mente di scrivere una biografia di Cristina, ma mi è stata chiesta dalla nostra preside di allora, di quando eravamo al liceo. E quindi mettendo mano, grazie alla bontà di Carlo, il marito, che mi ha fornito tutto il materiale che si erano scambiati per lunghissimi anni, poi mi ha fatto leggere il preziosissimo diario che è stato scoperto poi nel cassetto dell'ospedale di Bassano del Grappa il giorno che ci ha lasciato. Questo diario che racconta un po' il suo itinerario spirituale straordinario che lei ha vissuto dai 15 anni fino a pochi giorni prima
della morte nel 95. E ecco, ho avuto questa fortuna di leggere queste pagine e mi sono trovato di fronte a un'esperienza straordinaria di conversione mia, perché ho conosciuto una persona diversa. Io conoscevo, diciamo, l'aspetto terreno, visibile, di un'amica molto simpatica, molto allegra, un carattere bello deciso, ma diciamo una brava persona, ma io non riuscivo a immaginare, allora forse perché all'epoca non avevo neanche la profondità spirituale per poter cogliere certe cose che poi a distanza di anni ho capito, ma diciamo io avevo colto quell'aspetto un po' superficiale. Poi leggendo invece la vera vita interiore di Cristina, mi sono trovato di fronte a un'esperienza che oserei dire sconvolgente dal punto di vista della fede. Ecco, sicuramente. Io faccio spesso il paragone con Santa Teresa di Lisieux, ecco. Una piccola via ordinaria di una ragazza normale, comune, ma che vive nell'intimo una straordinaria esperienza con Dio. Alberto, noi vogliamo considerare questa come solo un'introduzione, un primo approccio alla conoscenza di questa straordinaria figura vissuta nell'ordinarietà, come dicevi poc'anzi, ma che ha lasciato un messaggio forte. Allora, questi minuti a nostra disposizione, prima di salutarti, vogliamo dedicarli proprio a questo. Quale può essere il messaggio che oggi Cristina lascia a noi? Ma secondo me ci sono tanti aspetti, perché nella sua vita ha vissuto diverse situazioni diverse tra di loro, per esempio l'aspetto vocazionale piuttosto che l'aspetto della sofferenza, della malattia, nonché della maternità, del matrimonio, del fidanzamento. Ci sono tanti aspetti sotto cui approcciare Cristina, però secondo me c'è un punto focale che è direi un messaggio universale per tutti. È puntare fin da giovani la propria vita e metterla nelle mani del Signore. Questo è secondo me il messaggio straordinario di Cristina. Lei aveva fatto suo un motto delle suore della carità, che erano le suore della sua parrocchia di origine, la Sacra Famiglia di Cinisello Balsamo, che era Dio solo, e questo Dio solo l'ha accompagnata per tutta la vita in tutte le esperienze che ha fatto. Lei ha cercato il coinvolgimento con Dio dentro, nell'esperienza della malattia, nell'esperienza del fidanzamento, perché anche con Carlo, fin da quando si è fidanzata, ha puntato proprio a chiarire questo aspetto fondamentale. Noi potremo creare qualcosa di straordinario, di bello, solo se insieme punteremo lo sguardo verso Dio, altrimenti il nostro fidanzamento non funzionerà e neanche il nostro futuro matrimonio. E ecco, io credo che questo sia il messaggio centrale di Cristina, perché ha letto tutta la sua vita, anche l'esperienza della malattia finale, e mi piace dire anche l'esperienza della sua maternità, perché lei affida, nel momento in cui è consapevole negli ultimi mesi di lasciarci, scrive una bellissima lettera a una suora della sua giovinezza, suora Anna Rosa, e le scrive proprio queste parole straordinarie, che dice che si sente sicura di affidare a Dio ciò che ha di più prezioso, i suoi figli, cioè lui che è provvidenza saprà custodirli. E guardate bene che quando Cristina ci lascia, Francesco, il primo figlio, aveva 4 anni, Lucia 2 e Riccardo 1, quindi immaginatevi la situazione, certo, di una mamma che è in una sofferenza umana, ovvia, e una preoccupazione anche di come sarà il futuro dei suoi figli, ma dice: io sono sicura che nelle mani del Signore egli saprà fare un affidamento totale. Un affidamento totale. Noi siamo purtroppo vincolati ai nostri tempi, che sono sempre molto rapidi. Io ringrazio Alberto per questa prima testimonianza, con la promessa di tornare insieme quanto prima. Grazie e buona Pasqua anche a lei. Grazie a voi e buona Pasqua a tutti. Fraezio, ci fermiamo ancora una volta e poi torniamo subito dopo insieme per proseguire nell'ultima parte del nostro programma.
Torniamo insieme per passare ad un'altra pagina di questo nostro appassionante racconto nella nostra scuola d'amore e di santità. Fra Ezio, abbiamo fatto già un, come dire, il pieno di valori e di messaggi forti che soprattutto in questi giorni dovremmo fare sempre più nostri concretamente. E ci avviciniamo all'approfondimento di un'altra figura particolare che è quella di Suor Maria Dolores Inglese. Fra Ezio, qualche considerazione rispetto a quello che abbiamo già ascoltato finora? Guarda Nicola, appena Alberto parlava diciamo la Pasqua, perché dico questo? Perché immaginavo, no, i due discepoli di Emmaus in cammino che vengono affiancati da quest'uomo, no? Quest'uomo che poi si rivelerà appunto essere Gesù. E penso che la figura anche di Cristina, che abbiamo poc'anzi trattato, può essere una figura concreta per vedere come ancora il Signore cammina nelle nostre strade, è presente, lo abbiamo accanto. Alcune volte abbiamo veramente troppo gli occhi chiusi, potremmo dire così, e abbiamo bisogno, ecco, che la Pasqua ci possa riaprire quegli occhi per riconoscere il Signore nelle persone che ci sono accanto. E ho avuto questa impressione d'impatto, sono, devo dire, un pochettino lasciato colpire da questa luce che Alberto ha subito comunicato anche per l'immagine di Cristina. Bello. E penso che lo faremo anche con appunto la figura che tratteremo a breve. Ecco, Suor Maria Dolores Inglese, di cui vediamo anche in questo caso una clip biografica. La venerabile serva di Dio Suor Maria Dolores Inglese nasce a Rovigo il 16 dicembre 1866. Battezzata coi nomi di Libera, Italia, Maria, fin da bambina preferisce essere chiamata soltanto con il nome di Maria, perché felice di portare il caro nome della Madonna. A 16 anni, dopo la morte del padre, poco prima che morisse anche l'unica sorella, dolorose esperienze segnano il suo animo sensibile. Per contribuire al bilancio familiare, lavora come sarta e a 18 anni supera una grave malattia alla gola. Impegnata nella vita cristiana e devota della Madonna, nel 1889 aderisce all'Unione delle Figlie di Maria del Duomo di Rovigo e ne diviene presidente. Entra nel Terzo Ordine dei Servi di Maria, di cui diviene segretaria e priora nel 1903. Il 1 maggio 1895 è testimone del movimento degli occhi dell'immagine dell'Addolorata, posta in venerazione dai terziari e dai servi della chiesa rodigina di San Michele. Nel febbraio 1899 intuisce con chiarezza cosa la chiama la Vergine, la riparazione al suo cuore addolorato. Questa ispirazione la rende apostola intraprendente. Da inizio e propaga, soprattutto tra i laici, la pia opera riparatrice, oggi Associazione Beata Vergine Addolorata, e ne diffonde il messaggio tramite l'opuscolo Quanto è buona Maria. Il 29 dicembre 1911 entra tra le serve di Maria di Adria. Dal 1913 serve di Maria Riparatrici, prendendo il nome di Suor Maria Dolores della Riparazione. Nel 1913 viene nominata priora della casa di Rovigo e le è affidato il compito di animatrice dell'opera della riparazione. Nel 1916 dà avvio al periodico La paginetta della riparazione, oggi Riparazione Mariana. Nel 1920 viene eletta vicaria generale. Continua senza sosta l'impegno per diffondere la riparazione mariana, mantenendo anche una fitta corrispondenza con le consorelle missionarie in Brasile. Muore il 29 dicembre 1928 a Rovigo. In città si diffonde subito la notizia che è morta la santa di Via Bagni. Il 2 aprile 2011 il Papa Benedetto XVI, riconoscendone le virtù eroiche, ne ha dichiarato la venerabilità.
Ed abbiamo visto questa scheda introduttiva nella quale abbiamo potuto anche apprezzare le belle illustrazioni di Suor Maria Adriana Boscarato delle Serve di Maria Riparatrici. Siamo in attesa di collegarci per approfondire anche questa figura con Suor Maria Grazia Comparini, che è postulatrice appunto della causa di Suor Maria Dolores Inglese, in attesa appunto che ci diano la conferma della sua disponibilità. Fra Ezio, vogliamo soffermarci in questo spazio sull'aspetto peculiare che oggi Sabato Santo, ecco, caratterizza anche dei momenti forti di preghiera, come ad esempio l'ora della Madre, la Beata Vergine Addolorata, una devozione sentita da tanti. Ecco, già lo diceva prima anche mentre parlavamo di Fra Modestino, lo stesso nostro fratello Nazario, parlandoci appunto di quel riferimento alla passione di ieri, in cui nel Vangelo di Giovanni si sente dalla bocca di Gesù: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. È un momento, potremmo dire, fondamentale, cruciale per noi che abbiamo una grande eredità, che veniamo affidati alla Madre Celeste, quindi, ma veniamo affidati in un luogo particolare alla Madre Celeste, Nicola. Il luogo particolare è proprio quello sotto la croce. Quindi non possiamo, ecco, non avere questa intimità con Maria e con il dolore di Maria, che è lì sotto la croce, lì ha tra le sue braccia appunto il suo figlio. Il collegamento con Fra Ezio ha avuto qualche piccolo problema in questo momento, ma come vi dicevo dovremmo essere in collegamento anche con Suor Maria Grazia Comparini, attuale postulatrice della causa di Suor Maria Dolores Inglese. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, ben trovati a voi. Abbiamo introdotto per i minuti che abbiamo a disposizione sicuramente una figura importante, bella, soprattutto in questo giorno. Dalla sua biografia cosa possiamo trarre soprattutto in relazione a questa giornata? Suor Maria Dolores è sempre stata una grande devota della Vergine Maria e soprattutto della Dolorata. Lei nasce a Rovigo il 16 dicembre del 1866 e il 1 novembre 1892 entra a far parte del Terzo Ordine dei Servi e il 1 maggio 1895 è tra i testimoni del fenomeno prodigioso del movimento degli occhi nell'immagine della Dolorata, che era posta in venerazione nella chiesa di San Michele a Rovigo. Nel 1899, per ispirazione della Vergine Maria, lei promuove la riparazione mariana, perché dopo il suo essere stata testimone di questo prodigio, si interrogava, veramente posso dire notte e giorno, è quello che troviamo dalla sua autobiografia, su che cosa avesse voluto manifestare la Vergine Maria con quel segno. Ecco, e per lei l'ispirazione che le venne è quella di una richiesta da parte della Vergine Maria di riparazione. Per questo si mise a scrivere tra le persone con cui lei era in contatto, perché era anche presidente di un'associazione delle figlie di Maria, oltre che segretaria dell'Ordine Secolare dei Servi, un opuscoletto intitolato Quanto è buona Maria. Questo è il primo dei suoi scritti mariani. Poi, desiderosa di consacrarsi al Signore e di dare continuità all'opera riparatrice, che era già approvata dalla Chiesa e per la quale lei si adoperò moltissimo, il 29 dicembre 1911 entra tra le Serve di Maria di Adria, che proprio per l'accoglienza di lei e della riparazione mariana, dal 1913 questa congregazione, fondata da Madre Maria Elisa Andreoli, prese il nome di Serve di Maria Riparatrici.
sempre per diffondere la riparazione mariana, oltre che con la preghiera anche con gli scritti, nell'aprile del 1916 fonda il bollettino La paginetta della riparazione. Questa paginetta oggi corrisponde a questa rivista edita dal Centro Mariano di Rovigo che si intitola Riparazione Mariana. Ebbe la gioia nel 1920 di accogliere nella casa di noviziato di cui lei era priora l'immagine prodigiosa della Vergine Addolorata che il vescovo Monsignor Anselmo Rizzi consegnò solennemente il 13 agosto di questo 1920. Fu per Sor Maria Dolores una grande gioia. Lei preparò quell'accoglienza in tanti modi, con una gioia sempre grande. Diceva infatti: mi sembra di sognare. Muore santamente a Rovigo il 29 dicembre 1928 e la sua salma muore in via Bagni, proprio dove lì accolse il quadro prodigioso della Vergine Addolorata. Ecco, e lì infatti muore, dove nell'immagine vedete quella crocetta. Ecco, quella casa ora non c'è più. Ora la Vergine, quel quadro prodigioso, è al Centro Mariano, custodito sempre dalla congregazione da noi Serve di Maria Riparatrici. Io infatti in questo momento salivo dal santuario proprio perché stavamo celebrando l'ora della madre presieduta dal nostro vescovo. Ecco. La salma di Sor Maria Dolores riposa in questo santuario e per chiudere questa breve presentazione, sì, il 2 aprile 2011 Papa Benedetto XVI la dichiara venerabile. Ecco, Sor Maria Grazia, noi siamo in collegamento Skype anche con Fra Ezio. Fra Ezio, dovremmo aver ripristinato, eccoti di nuovo il collegamento. Abbiamo dunque accennato, abbiamo un paio di minuti ancora a nostra disposizione, ad aspetti biografici importanti che ci legano, come diceva anche al termine di questo suo intervento, Sor Maria Grazia, all'ora della madre. Cosa vogliamo aggiungere, cosa vuoi chiedere a Sor Maria Grazia a tal proposito? Ecco, più che aggiungere, farei una piccola riflessione, no, legata appunto a quello che lei stava dicendo nell'ultima parte, no, appunto quello dell'ora della madre. Quanto è importante, diciamo, forse voi donne lo comprendete di più anche dal punto di vista spirituale, dico, il dolore di una madre per il proprio figlio. Io penso che entrare, anche questa capacità, ecco, di Sor Maria Dolores, di entrare, potremmo dire, in questo campo anche della mistica, perché entrare nel dolore di Maria è un campo veramente della mistica, non ci sono parole per poter descrivere un dolore così grande, lì stare sotto la croce. Quindi penso che è una bella figura, anche forse avremo l'occasione, Nicola, anche di approfondirla, certo, altre volte, proprio perché è un campo così delicato e sottile che noi uomini, lo dicevo prima pensando di parlare alla vidiata, però la vidiata poi era sparita, è un campo che noi uomini forse facciamo più difficoltà a comprendere, proprio perché Maria ha portato nel suo grembo, ecco, il grande dono che è stato Gesù. Quindi penso che questo campo è sicuramente un campo in cui si è imbattuta Maria Dolores, un campo della mistica anche molto profonda e intensa. Certo. Allora, Sor Maria Grazia. Sì. Sì, prego. Voglio soltanto confermare quello che Fra Ezio stava dicendo. Infatti, nell'autobiografia di Sor Maria Dolores, che ho pubblicato a settembre dell'anno scorso, la sua autobiografia era un testo inedito. Ecco, e che finalmente ha visto la luce, emerge tantissimo questo suo legame profondo con la Vergine e questa contemplazione del Calvario, di questo mistero che si consuma sul Calvario, ai cui piedi c'era la Vergine Madre. Ecco. Ecco, e il dialogo che Sor Dolores ci trasmette è qualcosa che penetra nell'animo e che dice qualcosa alla nostra vita. Sor Maria Grazia, sì, prego, velocissimamente una conclusione.
Sì, ecco, volevo proprio dire come termina la sua autobiografia, Sor Maria Dolores. Sì. Non ci scoraggino le difficoltà e i lacci che il nemico infernale ci tende per rovesciare le nostre sante imprese, ma confidiamo in colei che tutto può presso il Signore, in colei che sa cangiare le lacrime in sorrisi di gioie celesti. Le grazie, quanto più si sospirano, tanto più si apprezzano. Grazie. Queste espressioni nascono proprio dal cuore di Maria Dolores, perché ha contemplato questo mistero della sofferenza, del dolore, che diventa redenzione proprio perché vissuto nella fede. E noi la ringraziamo di cuore e ci ritroveremo sicuramente nei prossimi appuntamenti di Verso gli Altari. Allora, Fra Ezio, grazie ancora, Sor Maria, grazie e buona Pasqua. Fra Ezio, una velocissima conclusione anche da parte tua e l'augurio. Guarda, io penso che Sor Maria Grazia abbia fatto la conclusione, perché quelle lacrime si trasformeranno appunto in gioia, quella gioia che viene dalla redenzione. Ed ecco, come dicevo prima, lo ritroveremo camminando lungo le nostre strade, lì il Signore che guarda Nicola, e particolare questo aspetto che sottolinea, e poi salutiamo subito i nostri... con i segni della croce, non li ha tolti. Quindi, contemplando questo grande mistero, dobbiamo, Nicola, concludere augurando a tutti un augurio di buona Pasqua e di pace e bene. E pace e bene anche a te. Tutto lo staff di Padre Pio TV e a tutti i nostri fratelli che ci stanno e sorelle che ci stanno seguendo da Padre Pio TV. Grazie di cuore. Grazie, buona Pasqua anche da parte mia. A voi tutti. Grazie di cuore. Il nostro appuntamento termina qui. Alla prossima con Verso gli Altari.